Ebbene sì, questa volta recuperone l'ho fatto pure io. Agenti Alfa, buongiorno, buona domenica, bentornati sul canale. Oggi ci occupiamo, forse per la prima volta se non sbaglio, di una testata Disney. Chiaramente è una testata Disney vintage, perché a me piacciono le cose un po' vecchie nel mondo del fumetto, quindi come spesso ormai lo sapete, io porto cose relative a Criminal, ai fumetti neri degli anni 60, anni 70, anche ciò che riguarda il mondo Disney, inevitabilmente per suscitare in me un certo tipo di interesse, deve riguardare qualcosa del passato. Quindi io sono appassionato di alcune testate un po' vecchie, con oltre 40 anni, quasi 50, diciamo, di vita, e finalmente sono riuscito a recuperarne una quasi intera che stavo cercando da parecchio tempo. Ce ne sono anche altre che non vi svelo, perché poi, nel caso in cui riuscissi a recuperarle, mi piacerebbe poi portarle proprio qui sul canale. Oggi parliamo di una testata secondo me mitica, poi vi spiegherò il perché, che è questa Super Almanacco Paperino. Super Almanacco Paperino che, come vi spiegherò, è la testata che ha dato poi origine al paperino che ancora oggi troviamo in edicola con gli oltre i suoi 500 numeri. Però è una cosa che c'è, diciamo, ci siamo arrivati un po' per step. E se andiamo proprio a vedere, non si tratta in realtà della stessa testata. Perché? Perché i primi 17 numeri di questa testata sono usciti non come collana autonoma, ma bensì con numeri che erano di fatto dei supplementi ad altre testate. Ad esempio questo, che è stato il primo, che peraltro se voi vedete non c'è neanche il numero sulla costina, questo qua che è stato il primo, uscito nel 1976, è stato pubblicato come supplemento all'almanacco di Paperino. Quindi per circa 4 anni questa testata è stata di fatto sperimentale ed è stata sempre abbinata alle altre che c'erano in edicola. Questo qua, che è il numero 2 invece, ad esempio, era uscito come supplemento al Topolino settimanale. Questo è il numero 3, guardate che splendide copertine e soprattutto questo formato di stampa eccezionale, perché anche rispetto all'almanacco di Topolino di allora, oggettivamente le dimensioni erano, seppur di poco, comunque più grandi. Guardate, queste copertine sono veramente iconiche, io me le ricordo quando ero bambino e quindi averle ritrovate a questo livello anche di conservazione è stato assolutamente un bel colpaccio. Come vedete, il primo numero appunto non ha il segno sulla costina, qui si va avanti. A me mancano il numero 5 e il numero 10, ma non li ho comprati semplicemente perché presso la bancarella dove ho trovato tutte queste cose, quei due numeri lì non erano tenuti bene rispetto agli altri, erano comunque sporchi, avevano le pagine molto ingiallite, quindi l'ho presa perché comunque ne valeva la pena in termini di costi, però magari quei due numeri lì poi me li vado a recuperare su eBay, cercandoli comunque in una condizione decisamente migliore. Questa prima, diciamo, tornata di albi era composta da 17 numeri e questi 17 numeri, come dicevo all'inizio, sono andati avanti per circa 4 anni. Quindi 4 anni di sperimentazioni, di prove per dare connotazione a questa testata definitiva di Super Almanacco Paperino. Fondamentalmente in questa testata erano contenute storie degli albi d'oro di Topolino, storie degli almanacchi stessi di Topolino e non vi erano presenti storie inedite. Però la cosa bella di questa testata è vedere poi l'evoluzione dei contenuti, perché già qui ad esempio erano contenute delle storie di personaggi che oggi sugli albi Disney non sono più riscontrabili. Ad esempio la prima storia è dedicata ai sette nani buoni contro i sette nani cattivi. Sfogliando le altre ho trovato nuovamente delle storie dedicate a personaggi tipo Lily il Vagabondo, che non troviamo più sul Topolino settimanale o sulle altre collane della Disney. Di conseguenza anche questo aspetto un po' vintage comunque ci restituisce un periodo storico diverso rispetto a oggi per quanto riguarda i personaggi. E devo dire, questa prima pubblicazione era molto scarna. Questo era il sommario di fine albo e la cosa più bella secondo me in assoluto di questi albi sono le pubblicità. Giocattoli, cose degli anni 70 che oggi sarebbero assolutamente anacronistiche. Ad esempio a qualcuno scenderà una lacrimuccia, ma questa è la moto di Big Jim, ad esempio sul numero 2. Poi gli aerei della Mattel. Ora ve li faccio vedere un po' tutti quelli che ho, perché così di nuovo ancora parliamo di Big Jim.
e delle sue avventure. Già che siamo in tema dei mondiali, qua vediamo un gioco dedicato ai mondiali del 1976, se non sbaglio. È possibile? No, del 78, dell'Argentina. Poi qua abbiamo di nuovo Big Jim. Ancora Big Jim. E per le ragazze, poi non ve le faccio vedere tutte, una bella Barbie dannata. Però guardate un po' la dimensione di questa pubblicità. Di fatto erano delle locandine intere su questi volumoni bellissimi, assolutamente fantastici, con delle copertine iconiche che per noi appassionati che li seguiamo sono veramente cose storiche, possiamo proprio definirle così. Guardate un altro bel camper di Barbie. Poi all'interno questi volumi avevano spesso avevano dei racconti, c'erano i cruciverba, c'erano elementi diciamo così scolastici anche, degli esperimenti, delle cose dedicate ai ragazzi, delle piccole ricerche. Mi ricordo che in una si parlava forse di qualche elemento spaziale, degli asteroidi o qualcosa sulla Luna. Ora non li ho letti tutti ancora, però, e diciamo che in una si parlava di quegli enormi diciamo disegni graffiti degli Inca che si possono vedere solo dall'alto, e ci si chiedeva se potevano essere opera di alieni. Insomma, veramente un almanacco contenitore con tante cose, non particolarmente strutturato, se devo dire la verità, perché c'era veramente tantissimo spazio solo alle storie, ognuno paginato in modo diverso. Tipo nel primo c'è addirittura una storia sulla seconda di copertina dedicata a Lillo, e non tutti gli albi, ecco, erano strutturati in questo modo. Poi all'interno c'erano ulteriori pubblicità e la caratterizzazione di queste storie, secondo me bellissime. Le storie di oggi fanno un baffo a queste storie vecchie dei paperi e comunque della Disney. Non c'è proprio paragone per la caratterizzazione dei personaggi, a volte anche per il cinismo, che magari Paperino nella sua educazione verso i nipotini poteva sembrare anche molto severo, però le storie, gli approfondimenti sul carattere dei personaggi erano fantascienza rispetto a oggi. Oggi il politically correct sta rovinando tutto, dal cinema ai fumetti, alla letteratura, sta rovinando tutto. Invece all'epoca persino disegni e storie per bambini sapevano comunque insegnare delle cose un pochino più di livello e sicuramente attinenti alla vita reale. Comunque si riprendeva la formula della pagina a colori seguita dalle due pagine in bianco e nero e così via. Una scelta assolutamente affascinante che per me, che all'epoca l'ho vissuta in diretta, era una consuetudine, non era assolutamente un fastidio, era una formula che si riproponeva abbastanza regolarmente. Questi albi che ho trovato, a parte un po' di ingiallimento superiore, sono assolutamente perfetti. Guardate sotto come sono bianchi, nessun problema di colla, pagine che si sfogliano in modo fantastico, c'è un meraviglioso odore di carta, non si sente nessun crack, nessuna rottura di scatole per quanto riguarda la colla, perché poi c'è stato un periodo della Disney che veramente le pagine erano qualcosa di imbarazzante. Per cui questi bei volumoni che io mi sono recuperato, che ripeto sono 17, me ne mancano due, sono veramente un pezzettino di storia della Disney, e vi consiglio oggettivamente di recuperarli perché sono proprio simbolo di un altro periodo, di un altro mondo rispetto a quello che viviamo ad oggi. Infatti il mio spirito nel recuperare queste collezioni è capire in quel tempo là qual era l'approccio a diciamo alle cose artistiche, tra cui anche una cosa che poteva sembrare futile ai nostri occhi, come ad esempio un fumetto, che in realtà però futile non lo era affatto. Poi cosa è successo a questa testata? Questa testata ha avuto successo. Cosa è successo a questa testata? Ha avuto successo, spettacolo. Poi nel tempo cosa è successo al Super Almanacco Paperino? Il Super Almanacco Paperino è diventata una testata regolare. Come è stato fatto questo passaggio? Di fatto è stata azzerata la numerazione, quindi questi 17 numeri sono da considerare un capitolo a parte, visto che comunque non appartenevano a una collana regolare. Come abbiamo detto all'inizio, erano tutti dei supplementi ad altri, quindi come Topolino, come Super Almanacco di Topolino, si è deciso che questa testata funzionava, e allora hanno riazzerato la numerazione e sono ripartiti col numero 1.
ma comunque nonostante il riazzeramento della numerazione all'inizio si è ripartiti di fatto con un formato identico, con una differenza però che qui, come vedete, c'è il numero, mentre prima in questa qui che vi ho fatto vedere non c'era. Guardate, nella prima serie originale il numero era sulla costina, in questa è stato tolto perché in tutte poi ci sarà il viso di Paperino, ma il numero sarà messo sulla copertina. Io ho il numero 10 perché questo numero qua del 1983 ce l'avevo da piccolo, l'ho sempre conservato, e quindi ecco, è stato un po' il punto di partenza con la solita bellissima Barbie in fondo a mo' di pubblicità, locandina spettacolare. Di fatto il formato è lo stesso, la testata appunto diventa regolare, ci sono sicuramente, c'è un pochino più di cura perché a questo punto c'erano anche delle rubriche che poi si sono riproposte, ad esempio come le ricerche di Archimede. Era comunque un albo contenitore, forse il nome Almanacco era un po' spropositato perché non c'era una rassegna, ecco, di argomenti annuali su un determinato settore, però anche le pubblicità diventavano interne a colori. Insomma, sicuramente dei begli albi che poi proprio ad averceli in mano danno una certa soddisfazione, perché per quello che poi io li ho pagati in queste condizioni è veramente notevole, qualcosa che appaga. Questa numerazione qui che nel 1983 toccava, scusate, questa è il 1981 invece, questa è dell'81, scusate, che toccava il numero 10, lo ripeto per l'ultima volta, è la numerazione ufficiale che oggi ha portato al mensile Paperino al numero 508. Quindi i primi 17 fanno storia a parte, si è riazzerato, si è ripartito con Superalmanacco, stesso formato ma con alcune modifiche grafiche, e da lì si è arrivata al Paperino di oggi. Ma come siamo arrivati al Paperino di oggi? Innanzitutto vi consiglio vivamente di vedere i due video che sono presenti sul canale di Zio Alain, che è veramente un grandissimo collezionista Disney, che ha fatto due video in cui uno fa vedere un excursus di come sono cambiate le testate dedicate a Paperino, e nel secondo invece proprio entrato nella sostanza delle collezioni, si è messo vicino al suo scaffale e ha tirato fuori i vari superalmanacchi Paperino, Paperino, Paperino mese e via dicendo, facendo vedere proprio come è cambiato tutto durante questi 40 e più anni. Quindi i due video dello zio Alain ve li consiglio vivamente e andateveli a vedere, perché sono stati quei video lì che mesi fa, forse un anno fa, sono stati da me di ispirazione per poter iniziare poi questa ricerca, cercando anche io di fare meno errori possibile poi nell'esposizione. Ma come siamo passati poi da Superalmanacco Paperino a, diciamo, al Paperino mensile che conosciamo noi? Beh, diciamo che Superalmanacco Paperino, innanzitutto dopo 44 di questi numeri, quindi della nuova numerazione, è diventato Superalmanacco di Paperino. Mi ricordo la fogliazione decisamente minore, non tantissimo, ma comunque si ridusse parecchio di pagine, e graficamente proprio cambiò tutto. Già il nome diventò di Paperino e non Superalmanacco Paperino. Sotto era presente il mese di pubblicazione, in genere c'era un faccione centrale con un personaggio disegnato. Si andò avanti ancora un po' e poi praticamente Superalmanacco di Paperino diventò Paperino mese, con ulteriore riduzione della fogliazione. Io ricordo che ero un bambino, perché questi qua li comprava mia zia, mi ricordo che ero bambino, che quando Superalmanacco di Paperino diventò Paperino mese, io ero un ragazzino, ma l'ho presi malissimo, perché mi ricordo proprio la percezione della fine di un'epoca. Si passò da questo, che mi dava questo sapore vintage, a Paperino mese, che di fatto era una pubblicazione ormai moderna, con una storia inedita e con una grafica che non lasciava più spazio all'immaginazione, cioè si era cambiato proprio, si era voltato pagina. E quindi mi ricordo che questa cosa da bambino io la patii molto, perché invece adoravo il Superalmanacco di Paperino. Dopodiché il Paperino mese, pur mantenendo lo stesso nome, ha diminuito il formato, è diventato molto simile al formato che abbiamo oggi, cioè in paragone secondo me era quasi la metà come dimensioni, non dico proprio la metà ma quasi. E anche lì un grosso problema che avevano questi fumetti è la carta, perché ad aprirli si sentiva sempre scricchiolare, sembrava che si
rompessero da un momento all'altro con tutta la carta assolutamente ondulata e brutta. Una cosa interessante è che proprio durante la vita di Paperino Mesi ci fu un cambiamento dal punto di vista editoriale, perché le testate Disney passarono dalla Mondadori alla Walt Disney Company, e quindi già a livello di costini, a livello di loghi, si cominciavano già a vedere le prime differenze e il tipo diverso di stile nel gestire le testate. Poi Paperino Mesi cambiò ancora, le copertine diventarono glitterate, poi diventarono monocolore, poi di fatto la testata cambiò ancora, si chiamò Paperino, con questo formato definitivo che abbiamo oggi, con la costina rossa, che anche lì poi durante il passaggio Panini subì dei cambiamenti, ma poi di fatto arrivò al Paperino numero 508 o 507, non mi ricordo bene, che contraddistingue questi mesi della nostra attualità. Quindi questa è in sintesi la grande storia che partì dal super almanacco di Paperino, questo albo veramente magnifico, pieno di nostalgia ma anche pieno di qualità, ripeto, per i contenuti delle storie e per il fatto di incontrare personaggi che poi si sono persi nel mondo Disney. Quindi sono testimonianze veramente preziose di cosa si leggeva allora. Non è solo il fatto di leggersi per 20 minuti un fumetto, è proprio un viaggio nel passato. E una delle cose più interessanti che ho visto è che la maggior parte delle volte le storie erano su 4 strisce. Ok? Poi ad esempio qua nel numero 2 c'è una storia molto particolare che è Paperino Chiromante, mi sembra, dove guardate quante vignette ci sono su 2 pagine. Addirittura 5 strisce, in questo caso anche con dei personaggi un po' improbabili, perché c'è Paperino che ha a che fare con Gamba di Legno, quindi è una situazione che a noi ci sembrerebbe oggi un po' fuori posto. Però ecco, questo è veramente l'excursus di una grande serie che purtroppo dal mio punto di vista, in nome poi del marketing, ha cambiato, è diventata forse anacronistica, c'erano necessità diverse e la Disney ha adeguato il formato a standard più recenti. Un vero peccato, però questi albi qua esistono ancora, con un po' di pazienza si può recuperare tutto, anche poi la serie successiva li si possono recuperare. A me non interessa, perché io ho immortalato un po' nella mia testa questo tipo di formato e questo tipo di collana, però chi li vuole trovare sappiate che veramente si possono trovare e tenuti anche piuttosto bene. Secondo me sono stati facilitati dalla qualità della carta, dalla qualità della colla, decisamente questo impianto da tipografia decisamente migliore dell'attuale, e probabilmente questo grande formato che secondo me sugli scaffali della libreria ne ha altrettanto favorito la conservazione. Per oggi è tutto, spero di avervi incuriosito con questo aspetto vintage della Disney. Sicuramente porteremo qualcos'altro nel tempo, ci sono almeno 2 testate che amo particolarmente, che sto attendendo di recuperare, quindi spero di aver fatto cosa gradita nel portarvi questa variante e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!